sono sempre stato denominato ovaglione ragazzo a fianco. Io mi sento italiano, anche se non ho la cittadinanza, perché sono qui da quando avevo l'età di 3 anni. E allora se non mi sento italiano, io cosa mi dovrei sentire? Io, non essendo cittadino italiano, dovrei girare con queste cose. Questo è il permesso di soggiorno. Avere il permesso di soggiorno significa comunque essere, tra virgolette, un cittadino di terza classe. Sto facendo questo film documentario, 18 Ius Soli, perché non voglio assolutamente più vedere italiani che circolano col permesso di soggiorno. Io vivo qui, la mia nazione è questa. Essere italiani è, prima di tutto, essere cittadino. Il ruolo di coloro che arrivano qui piccolissimi o nascono qui e poi diventano italiani non avendo dei genitori o degli avi italiani è un ruolo destinato a crescere inevitabilmente. Il documentario è caratterizzato da una dozzina di interviste che ho fatto in tutta Italia a tantissimi ragazzi di seconda generazione, tutti quanti accomunati dal fatto che, nonostante siano già maggiorenni, non hanno la cittadinanza italiana. Ho chiesto di diventare italiano, pur sentendomi italiano. Vorresti poter fare come tutti gli altri tuoi compagni, perché tu sei cresciuta con loro e quindi ti credi di essere uno come loro. Però ogni tanto trovi sempre l'ostacolo, quel muro. Una cosa che mi ha segnato profondamente, per esempio, quando ai 18 anni ho dovuto lasciare le impronte digitali, è stata un'esperienza sconvolgente. Ci penso e dico, ma a questi livelli stiamo? Dici, ammazza, o sono qui da quando sono piccola e guarda come sono ridotta. Se non è un lavoro non puoi rinnovare il permesso di soggiorno, dall'altro lato se non è un permesso di soggiorno non puoi lavorare. Tanti amici miei, nati qua, cresciuti qua, posso dire ancora più romani di me, ancora più italiani di me, su certi aspetti, sono senza documenti. Veramente, riprende la polizia domani, potrebbero trovarsi fuori. Secondo me l'Italia non medio non conosce tutta questa situazione che deve vivere un giovane di seconda generazione. I cosiddetti ragazzi di seconda generazione in Italia sono quasi 1 milione e sono una grossa risorsa culturale, artistica, scientifica, di capitale umano, creativo per l'industria e il sistema paese Italia. Grazie anche alle nuove generazioni noi avremo le pensioni pagate, avremo un paese che può svilupparsi. L'Italia rischia perché non vuole aprirsi a questi nuovi orizzonti e quindi la gente si sposta dove si sente più benvenuta. Il concetto di patria, il concetto di identità nazionale va collegato ai tempi in cui viviamo. Siamo nel 2011, il mondo è andato avanti, è un mondo di confronto, è un mondo di scambi, è un mondo dove tutti danno le stesse possibilità. Mi serve una nuova legge al riguardo. In Parlamento ce ne sono, in discussione, speriamo che vengano approvate. 18 Ius Soli non è solo un film documentario, ma è associato a una grande campagna di comunicazione e sensibilizzazione che si sta muovendo come un'onda in Italia, che è partita grazie al supporto di tantissime associazioni, al fine di sensibilizzare gli italiani sull'adottare anche in Italia l'ordine legislativo del Ius Soli. Si chiama Ius Soli temperato, cioè uno Ius Soli, diritto del suolo, temperato dal fatto che i propri genitori sono qui stabili, quindi non sei nato qui per caso. Io avrò sempre questa paura, la paura di perdere tutto, la paura di perdere una nuova vita, di perdere questa nuova patria, la paura di perdere tutte le persone che hai amato fino in questo momento. A 26 anni, dopo che tu vivi in un paese e ti ritrovi a 26 anni a sentirti diverso, anche se sei cresciuta in questo paese, in 18 Ius Soli ne sentirete di diverse, di storie che per me sono pazzesche, ma sono tutte storie degli italiani. Vi chiediamo anche a voi un supporto di aggiungerci e di aggiungere alla nostra pagina Facebook 18 Ius Soli, oppure di visitare il nostro sito web che è www.ius-soli.org.